Nuovamente insieme ed è qui al mio fianco, è arrivata anche la nostra Ilaria Giorgi. Buonasera Ilaria. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, a posto con questi esami? Sì, sì, domani. Domani mattina. Domani mattina e poi patentino, venenare in Serie A? Magari, non... dove vado non lo so, però dai, finalmente finisco gli esami, così dopo Natale ritorno più presente tra gli amici di Icaro e di calcio appunto basket. Molto bene, molto bene. Allora, andiamo a scoprire i nostri ospiti di questa sera. Uno l'abbiamo già scoperto prima, eh? Sì. Però lo riscopriamo volentieri. Il nostro Attilio Fabbri. Grazie, buonasera a tutti. Il difensore del Tropical coreano Luca Tiraferri. Buonasera. Anche lui sotto pressione per gli esami, anche lui. Il difensore capitano del Torconca, Enea Righetti. Buonasera a tutti. Buonasera Enea. Il nostro opinionista Giuseppe Del Bianco. Buonasera. Buonasera. Il nostro guerriero è tornato dopo un po' di influenza, dopo sì. Altri impegni di carattere tennistico, diciamo. Anche, ho giocato fino un'ora fa. Ecco, adesso è qui con noi. E abbiamo però anche un collegamento importante. Il centrocampista del Progresso, Alfonso Selleri. Buonasera Alfonso. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, benissimo. Allora, io partirei da Luca perché la vittoria del Tropical è stata una vittoria di quelle importanti, di quelle roboanti, direi, perché sì. Per come è arrivata. Allora, siamo in eccellenza al girone B, vittoria per 3-2 in pieno recupero sul campo del Sampa Imola, Tropical in vantaggio con Enchisi al decimo, pareggia Bonavita su rigore al 22esimo, Nisi riporta avanti il coreano al 44esimo, Succi pareggia al 19esimo delle riprese e Carrer la decide al 94esimo. Insomma, devo dire una partita vibrante, molto molto bella, che per il Tropical, almeno per il Sampa Imola, visto l'epilogo finale. Sì, esattamente. Una partita molto combattuta e soprattutto anche perché era l'ultima della prima metà di campionato e noi ci tenevamo molto a portarla a casa. E con la forza d'animo che ci abbiamo messo, soprattutto anche grazie al mister e a tutti i dirigenti che ci hanno sostenuto, siamo riusciti a portarla a casa. Non abbiamo mollato fino all'ultimo, infatti il gol è venuto negli ultimi istanti e molto contenti e davvero felici per questo fine, prima parte di campionato. Giuseppe, quanto pesa questa vittoria per il Tropical? Molto, pesa molto perché prima dall'inizio della partita il Tropical era a metà strada, diciamo, fra la zona playoff e la zona playout. Con la vittoria contro una diretta concorrente per la salvezza, vale a dire Sampa Imola, ora è a 9 punti di lunghezza sullo stesso Sampa Imola e a 3 punti dalla zona playoff, quindi una vittoria voluta, cercata, raggiunta al 96esimo, proprio l'ultimo minuto di recupero, perché l'arbitro ha decretato 6 minuti di recupero, ci stavano tutti fra le sostituzioni e le molteplici volte in cui i massaggiatori sono entrati in campo per soccorrere le squadre. Poi ha decretato altri 2 minuti di ammonizione di Togni nel Sampa Imola e i festeggiamenti della gola di Carrera, dove sono entrati in campo anche i componenti della panchina, quindi l'arbitro ha recuperato altri 2 minuti e mezzo, quindi si è giocato a mezzo di recupero. Però al di là di questo è stata una vittoria evoluta, secondo me è meritata, contro una tica, perché il Sampa Imola sul proprio campo è una squadra molto, c'è da dire che oggi pomeriggio il proprio coreano ha tesserato un altro giocatore, Alessandro Pasquini, centrocampista che ha giocato anche nel Rimini fra le altre cose, nella San Maurese, Victor San Marino, Correggese, e darà manforte a centrocampo alla formazione allenata da Scardui, mentre se n'è andato Dominici, Lorenzo Dominici, un esterno che è andato al Mezzolara in Serie D. Sei d'accordo Luca sul fatto che sia stata una vittoria meritata da parte vostra? La senti insomma meritata? No, assolutamente, anche perché come ho detto precedentemente era una vittoria che volevamo e cercavamo da diverse partite e secondo me è arrivato in un momento molto importante, anche perché abbiamo chiuso bene quest'anno. E niente, siamo molto 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 contenti per questa vittoria e come ha detto Giuseppe secondo me è davvero meritato. E ne è per voi 0-0 con il calcio del Duca Grama. Corretto. Buon punto da qui ripartire. Buon punto?
Per come è andata la partita, in realtà forse meritavamo i tre punti, e serviva a fare punti a prescindere, perché veniamo da un periodo a dir poco complicato e la classifica lo dimostra. Ci serviva andare allo stop con un qualcosa che ci facesse muovere la classifica. Siamo a tre punti dai play-out, quindi in realtà non è così, diciamo, lontana la luce. Ieri meritavamo di più, e domenica scorsa fuori in Popoli meritavamo totalmente di perdere, e adesso abbiamo aggiustato la squadra con qualche innesto di qualità e sono convinto che, insomma, alla fine ci salveremo tranquillamente, quindi è solamente questione di tempo. Ecco, adesso la squadra la vedi competitiva dopo gli innesti che c'erano già stati annunciati, perché chiaramente si era visto che mancava ancora qualcosa al Torconca. Mancava qualcosa perché rispetto al blocco dell'anno scorso abbiamo cambiato praticamente 8 undicesimi dell'undici di partenza, più altri 5-6 ragazzi che, insomma, passavano tra il titolare e la panchina. Il mister e lo staff è rimasto pressoché invariato, però chiaramente, insomma, c'è stato un grosso ricambio, quindi tanti giocatori nuovi, bisogna un pochino ambientarsi, bisogna amalgamarsi, ci vuole un po' di tempo. Ci siamo accorti, la società e il mister si sono accorti a campionato in corso, che mancavano giusto un paio di cose per completare al meglio la rosa. Sono arrivati due o tre acquisti di alto profilo e diciamo che così dovremo essere definitivamente a posto per competere a un buon livello. Alfonso, spesso praticamente in queste nostre parti di calcio.basket c'è una vittoria, un pareggio e ai noi una sconfitta. In questo caso è toccata a voi la sconfitta sul campo della San Maurese, una sconfitta di misura per il Progresso, con il gol che è arrivato proprio nei primi minuti, al quinto, con Montesi, gol partita. Poi mentre parli possiamo anche vedere le immagini relative al vostro match. Sì, purtroppo è stato un sabato difficile. E non siamo partiti bene, più che altro per questo errore abbastanza importante che ci ha, diciamo, messo subito la partita in salita. Purtroppo abbiamo avuto comunque occasioni importanti per pareggiare, ma non ce l'abbiamo fatta. La San Maurese sapevamo che veniva da una vittoria contro il Mezzolara altrettanto importante, perché erano tutte e due scontri diretti. E quando le squadre devono lottare per punti importanti, le piccole cose si fa la differenza, e questo purtroppo è quello che è successo sabato. E guarda, qui vediamo l'errore, insomma, abbastanza grosso, al di là del bel gol dell'attaccante. Però purtroppo dobbiamo limare queste cose se vogliamo puntare alla salvezza, che secondo me è alla nostra portata, e anche evitando i play-out, che sono comunque partite molto difficili. Però è ancora lunga la strada, ma dobbiamo ripartire forte da mercoledì, che è uno scontro diretto col Mezzolara fondamentale. E già ci sarà questa sfida già mercoledì, quindi tra due giorni. Che squadra è il Progresso? Una squadra giovane, una squadra che chiaramente qualche peccato a volte, insomma, qualche ingenuità la commette proprio per questa sua età, no? Piuttosto giovane. Sì, la squadra è veramente, veramente giovane, a parte me, gli altri sono tutti ragazzi dai 22-23 anni in giù. Siamo una squadra ripescata all'ultimo secondo, ma questo non vuol dire che siamo una squadra inferiore rispetto alla categoria. È chiaro che dove ci sono tanti ragazzi, qualcuno che fa la categoria per la prima volta, ci sono situazioni che non sono, diciamo, sopportabili a livello tecnico-tattico fino a un certo punto. Poi, quando c'è la crescita di tutti, arrivano anche i risultati. Ne abbiamo ottenuti di importanti contro squadre molto, molto, molto più importanti di noi, e questo invece ti deve far proprio arrivare alla conclusione che è una squadra che può fare qualsiasi cosa, però la mente è fondamentale quando devi affrontare certe situazioni. Ecco, Attilio, l'abbiamo detto più volte, squadre come il Progresso, che hanno saputo soltanto addirittura d'arrivo, no? Che campionato avrebbero fatto, anche se chiaramente era nell'aria, no? Il fatto che potesse essere ripescato in Serie D, però comunque rimani sempre in quella via di mezzo, no? per tutta l'estate, anche per quanto riguarda un po' il mercato e anche la preparazione. Infatti, no? Hanno dovuto aspettare, perché non sapevano se facevano la Serie D o l'eccellenza, come il Nuova Firenze, che non sapeva se faceva la promozione fino all'ultimo momento. Adesso si stanno rinforzando e punteranno alla salvezza. È un campionato molto difficile, perché le squadre sono tutte equilibrate e quindi ci sarà da lottare fino alla fine.
Allora, vedo subito un messaggio per Luca. Luca, pensi di fare altri gol o fermarti a uno che basta e avanza? Beh, le occasioni spero di averne altre, perché dai, come ogni giocatore spera di dare il suo contributo alla propria squadra, e per carità, cioè, un gol è sempre un gol e fa tanto piacere. Dopo, naturalmente, in base sempre alle occasioni che si hanno, si cerca di dare il meglio. Diciamo, non è il tuo mestiere non principale, è il mio mestiere, no? Esatto. Però se ne arriva però qualcuno, se ne arriva, diciamo che è ben accolto. Allora, Giuseppe, facciamo il nostro giro dei campionati partendo dalla promozione? Sì, partiamo dalla promozione, dove la Champions si è laureata campione d'inverno in questo campionato. Siamo al giro di boa, ricordo che si riprenderà a giocare il 7 di gennaio nei campionati dilettantistici. La Serie D giocherà mercoledì prossimo, però anche loro poi si fermeranno fino al 7 di gennaio. Hanno vinto tutte e tre, le prime tre in classifica nel campionato di promozione, vale dire la Sampierana che ha battuto un ostico Bacchia Cesenatico per 2-1. Sulla carta era una partita abbastanza ostica, perché il Bacchia Cesenatico comunque sia, secondo il mio punto di vista, è una buona squadra, mentre il Frattaterme ha rifilato due gol al Misano, e il Faenza ha vinto il derby contro il Forlimpopoli per 1-0. Adesso ci sono praticamente un punto solo di vantaggio della Sampierana sul Faenza, mentre il Fratta, che è terzo, è a 32 punti, quindi a 5 punti di distacco dalla Sampierana. Sampierana che ovviamente mira a vincere questo campionato, però sarà una battaglia ancora lunga, perché il girone di ritorno normalmente possono cambiare le classifiche. Poi questo mese qui ci sono stati anche degli aggiustamenti, come diceva anche Enea prima, nelle varie squadre, quindi anche gli equilibri cambiano, perché un discorso è incontrare, per dire, l'ultima della classifica, poi ne parleremo ad esempio del Bentivoglio nel campionato di eccellenza, ne parleremo dopo. Un discorso è incontrare una squadra ultima in classifica che magari ha fatto fatica in queste prime il primo scorcio del campionato, un conto è incontrare una squadra che si è rinforzata, anche se è nelle parti basse della classifica, quindi anche per quelle squadre che sono là davanti sarà un girone di ritorno molto ma molto difficile. Spicca la vittoria del Bellariva fuori casa con una tripletta di Bomber Bargelli, che è andato a vincere su un campo molto difficile come quello del San Pietro in Vincoli. Bargelli aveva richieste da società anche di categorie superiori, ma ha preferito rimanere a Bellariva e ieri ha segnato una bella tripletta. Complimenti gran a lui. Gran giocatore, davvero, si conferma un gran giocatore. La vittoria molto sofferta della Cattolica sul campo del Cervi, aggiunta anche questa, come quella del Coriano, al 96esimo grazie a Galassi. In questa squadra, poiché è allenata dal padre di Enea Righetti, ci sono stati dei giocatori che sono stati inseriti, giocatori anche molto forti, tipo Pasolini, l'attaccante, che aveva diverse richieste anche in eccellenza, non solamente in promozione, però il Cattolico è stato bravo, che si è assicurato questo attaccante che ha timbrato il cartellino anche ieri. Poi, per quanto riguarda questo campionato, dobbiamo segnalare anche il pareggio fra la Stella e il Verucchio e il Clash, che ha ottenuto 3 punti su un campo comunque come quello del Cotignola, anche se il Cotignola è terzultimo in classifica, ma per il Clash sono 3 punti molto importanti per cercare di avvicinarsi alla zona playoff in questo campionato. Questo quindi è quello che riguarda la giornata di ieri. Poi, come ho detto, si riposerà per le feste natalizie e si ricomincerà il 7 di gennaio, fermo restando che la Sampierana è campione d'inverno. Eh sì, volevi aggiungere qualcosa, Attilio? No, visto che si sta ascoltando sicuro Bargelli, che lo aspetto ospite, perché me l'aveva promesso quando facevo una tripletta, adesso l'ha fatta, lo aspetto. Ah, quindi doveva venire stasera, però? No, la prossima, dopo le feste. Dopo le feste. Va bene, adesso gli facciamo mangiare. Faccio un po' buon Natale. Ok, va bene. Allora, andiamo con il campionato di eccellenza. Allora, il campionato di eccellenza, qui ci sono 2 bolognesi che la stanno facendo da padrone in questo campionato di eccellenza Girone B, vale dire il Sasso Marconi, che si è laureato campione d'inverno con 41 punti, seguito da una sola distanza dal Granamica a 40 punti.
Poi c'è un distacco fra Medicina Fossatone e Castenaso di ben 10 punti. È vero che c'è tutto il girone di ritorno, come dicevamo prima, tutto può succedere, però 10 punti da recuperare dalla capolista, le prime due, vale a dire il Gran Amica e il Sasso Marconi, penso che sia veramente difficile. Il Sasso Marconi ieri, fra l'altro, ha ottenuto una vittoria esterna molto difficile su un campo insidioso come quello della Cava Ronco, che a leggere dalle cronache non meritava la sconfitta, però la forza di questa squadra, vale a dire del Sasso Marconi, che è stata costruita per vincere il campionato di eccellenza, tornare nel campionato di Serie D che gli compete, e questo la dice lunga, insomma, anche quando tu soffri però ottieni i tre punti su un campo molto difficile come quello del Cava Ronco, tanto di cappello a questa squadra. Poi dobbiamo segnalare la sconfitta della Savignanese sul campo del Castenaso. Castenaso, secondo me, è una delle formazioni più attrezzate in questa categoria, è una bella squadra, ha dei giocatori molto ma molto importanti, ne dico uno su tutti, Iammè, per esempio, che secondo me in questa categoria forse è un po' sprecato. Male la Savignanese invece, che chiude al penultimo posto, anzi il girone di andata. Il direttore sportivo Emanuele Benvenuti so che sta cercando di rinforzare la rosa, hanno perso Malo che è andato nel girone A in eccellenza Terre Tre Castelli, quindi una perdita importante per la formazione di Momo Montanari. Il Visnova Feltre invece ha subito una sonora sconfitta proprio dal fanalino di coda Bentivoglio. Qui torno al discorso che facevo prima, perché il Bentivoglio ha cambiato 5-6 pedine, si è rinforzato molto, fra cui ha preso anche Dos Britos, l'attaccante del Sant'Agostino, l'attaccante molto forte che ieri fra l'altro è andato anche in gol. Quindi per il Bentivoglio, che sembrava una squadra spacciata, diciamo, perché aveva solo 7 punti fino a ieri ottenuti in 16 partite, credo che farà un girone di ritorno completamente diverso rispetto all'andato, a causa proprio di questi giocatori che ha preso, che ha cambiato. Sant'Agostino stesso, che ieri ha perso in casa dalla Massa Lombarda, tra l'altro la sorpresa di questo campionato, in questa prima parte, il Massa Lombarda. Sant'Agostino ha cambiato molto, e ha mandato via dei giocatori, ma ne ha preso anche di altri forti. Fra l'altro la ripresa del campionato andrà proprio il Tropical Coriano a far visita al Sant'Agostino. Per quanto riguarda invece le altre partite di ieri, che dire, il Medicina Fossatone che ha rifilato 4 reti al Masi Torello. Ecco, se devo dire che è una squadra che mi ha deluso in questa prima parte di campionato, è il Masi Torello. Masi Torello perché sulla carta ha dei giocatori, diciamo, bravi per la categoria, invece ha deluso molto e si trova a 13 punti, sostanzialmente 3 punti sopra dal Bentivoglio, che è ultimo in classifica. E poi abbiamo il Pietracuta che è 0-0 contro il Gambettola, un gran bel campionato quello del Pietracuta di Frignani, si è rinforzato anche nel mercato di riparazione, e direi che merita tutta la sua posizione con 28 punti in classifica, in piena zona playoff, quindi tanto di cappello per quello che hanno fatto il direttore sportivo Sandro Conti e l'allenatore Luca Frignani. Invece nell'anticipo di sabato hanno pareggiato Russi e Dieghero per 0-0. La zona playout vede il Dieghero e Sciampaimola a 16 punti, poi Masi Torello 13, Savignanese, Visnova Feltre 12, Bentivoglio 10. Ricordo che le ultime due vanno giù direttamente, le altre 4 sopra vanno a disputare i playout. È un campionato comunque molto interessante, livellato per certi aspetti per quanto riguarda la zona playoff, mentre invece per quanto riguarda l'alta classifica, a mio modo di vedere, il campionato si giocherà fra Sasso Marconi e Gran Amica, che ripeto, nelle 17 partite hanno messo in piedi 41 punti e il Sasso Marconi e 40 il Gran Amica. Unica nota, il Visnova Feltre è l'unica squadra che non ha mai pareggiato nel girone di andata. Troviamo 0, diciamo, nel tabellino per quanto riguarda i pareggi. Nonostante abbiano fatto sforzi la formazione del Visnova Feltre per cercare di rinforzare anche la squadra, gli è andato via Pasolini, che è passato alla Cattolica, perché ieri è stata veramente una brutta sconfitta contro il fanalino Bentivoglio.
È vero. Luca, per la vetta vedi un discorso a due ormai a questo punto, con le prime due che sono fuggite via, o si può, secondo te, avendo visto ormai tutte le squadre, inserire qualcun altro? Secondo me metà di campionato può essere davvero interessante. Naturalmente notiamo che le prime due hanno davvero un distacco elevato rispetto alle altre, però si può sempre creare qualcosa, quindi secondo me può essere combattuta soprattutto per la metà classifica, ma anche per quelle fanalino davanti. Secondo me si può fare qualcosa, cioè possono essere raggiunte da altre squadre. Quindi insomma non vedi un campionato a due, insomma una corsa a due? No, perché è troppo presto. Sì, esatto, abbiamo tutta una metà di campionato da affrontare e squadre che abbiamo incontrato secondo me possono giocarsela per bene, quindi secondo me può essere davvero combattuta. Torno in promozione, Nea, qual è la squadra la tua favorita? Perché chiaramente all'inizio del campionato era la Sampierana, che adesso è campione d'inverno, ma l'inizio era stato piuttosto negativo, no? Però si sono ripresi, devo dire, molto repentinamente bene. Perché alla fine adesso sono già in testa alla classifica, magari era anche sperato, no? Visto l'avvio di campionato così complicato. E chi può, secondo te, mettere il bastone tra le ruote? La Sampierana, se è la Sampierana la tua favorita? Allora, se dovessi dire un ordine d'arrivo delle prime tre, direi Sampierana, Cattolica, Forlimpopoli, senza ombra di dubbi, perché torno un po' a discorsi prima, dove diciamo che il gruppo, come diceva anche Alfonso, è un qualcosa che paga, e Sampierana ha confermato un blocco dell'anno scorso, ha fatto due aggiunte e stanno riproponendo lo stesso campionato di livello. Il Bellariva nel nostro campionato, che è nella parte alta della metà della classifica, ha confermato un blocco che ha vinto la prima categoria con il Bomber, che continua a fare gol su gol, e tutte le squadre che confermano un certo tipo di blocco poi si ritrovano dei vantaggi nell'anno successivo. La Sampierana è uno di questi. Il Cattolica, per esempio, che ha cambiato tanto, sta facendo fatica, adesso sta ingranando un buon campionato. Il Forlimpopoli invece è una squadra che anche lì ha confermato Dario Bettini come allenatore, che è un gran allenatore oltre che un giocatore fortissimo, e ha confermato un blocco, una società seria, e si ritrova a fare un campionato di alto livello. Ecco, secondo me è quella la chiave in questi campionati, che ti consente di puntare in alto. E dal mio punto di vista sono quelle tre che si giocheranno il campionato, punto più punto meno. Vedo la Sampierana più favorita perché ha anche più cambi, e perché nella seconda metà del campionato andare a giocare a San Piero o a Cattolica comincia a essere, in questi campionati dove ci va poca gente allo stadio, sono gli unici due campi dove forse un pochino il tifo c'è, e magari per qualche ragazzo un po' più giovane che non è abituato a giocare davanti a 400-500 persone comincia a essere un pochino più complicato. Quindi direi queste tre in linea di massimo. Il fattore campo insomma può incidere come in questo girone di ritorno. Allora chiedo alla regia di farci vedere i gol della Serie D, intanto commentiamo appunto questa giornata. Allora iniziamo dal 4-0 del Ravenna con il Borgo San Donnino, rete di Sabatini al 17esimo, doppietta di Tirelli al 45esimo del primo tempo e all'11esimo delle riprese, gol di Diallo al 34esimo della seconda frazione. Poi vedremo l'1-1 tra Victor Sammarino e Prato, con reti di D'Agostino al 22esimo del primo tempo per i toscani e De Santis per i biancazzurri al 27esimo della ripresa. Poi il 3-2 del Forlì sul campo del Mezzolara, Prestiani al 22esimo porta in vantaggio i biancorossi, Bovo al 26esimo pareggia, Vassallo al 26esimo della ripresa porta in vantaggio i padroni di casa, Merlonghi al 42esimo pareggia e Rossi al 45esimo completa il ribaltone. Rivediamo anche l'1-0 della Sammorese sul Progresso con gol partita di Montese al quinto. E infine il 3-1 del Carpi con Limolese, la doppietta di Cortesi in gol al secondo e al settimo indirizza chiaramente la partita. Raffina al quarto d'ora su rigore, accorcia per i rossoblù, Saporetti al 45esimo ristabilisce le distanze. Insomma, tanti gol da vedere. Mentre li vediamo vado da Alfonso per chiedergli un po' qualcosa in più su questo campionato, che è un bel campionato anche per le romagnole. Era più bello qualche settimana fa perché vedevamo insomma le emiliano-romagnole un po' più nei quartieri alti della classifica, adesso qualcuno un po' si è persa, però comunque rimane un gran bel campionato. No, sicuramente davanti a una lotta diciamo bella, anche se io voi un po' per il cuore, voi un po' per come li ho visti, sinceramente il Ravenna penso possa essere la favorita numero uno se trova
una o due pedine che sta ancora cercando un giovane, forse un centrocampista, però già la squadra così è una squadra molto 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 forte, e se non fanno degli errori o problemi di infortuni o squalifiche, penso che sia veramente la favorita. All'inizio c'erano squadre più attrezzate probabilmente, o comunque che hanno speso sicuramente budget più importanti, Pistoiese, Prato, Aglianese, Carpi stesso, però le ho viste molto meno squadre, cioè, proprio come a livello di gruppo e di organizzazione rispetto a Ravenna, e questo in questo campionato qua fa la differenza, al mille per mille. Il Forlì, per dire che sto guardando le immagini, conosco bene il mister, Mauro Antonioli e il vice Piccoli, stanno facendo un grandissimo lavoro, non avevo dubbi. Ci giochiamo la prima di ritorno il 7 di gennaio, all'andata li abbiamo battuti, sono in ripresa, quindi so che lo staff con loro può fare molto bene, dipende se riescono a mettere ancora a posto anche loro un pochino la squadra. Però per il resto il campionato molto molto combattuto, diciamo, dalla parte sopra alla parte sotto. Il San Marino come Limolese erano partite benissimo, ovviamente il San Marino è ancora lì davanti, però ci stanno facendo secondo me molto di più di quello che magari non dico che ci si potesse aspettare, però come reale valore della rosa, quindi bravi loro, bravo Cassani perché lo conosco anche lui, è un mister bravissimo, però come ho detto il Ravenna lo vedo più avanti rispetto agli altri in questo momento. La classifica è cortissima, ci mancherebbe. Possono arrivare ancora sotto anche tutte le altre, dipende da loro, dal mio punto di vista. Diciamo sì che poi in effetti adesso c'è un Forlì in grande risalita, quindi diciamo che le romagnole hanno il primo, il secondo, considerando la Victor San Marino romagnola, anche se è una squadra insomma che ha sede all'estero, sì. E il Forlì che è terzo. Quindi Attilio, indubbiamente è un campionato che continua a parlare fortemente romagnolo, poi in mezzo ci sono Corticelle e Carpi che sono emiliane. Quindi... Anche perché adesso il Victor ha avuto il bomber d'est, infortunato, è stato fuori un mese e mezzo. Se va bene, quindi segnava tutte le partite. Devo fare i complimenti anche al mister Taccola che ci starà guardando, perché stasera sono con i tifosi del Pino alla Frasca a mangiare. Taccola ci sta guardando di sicuro, che sta facendo molto bene a San Mauro. Quindi gli facciamo un in bocca al lupo. Ha detto il campionato è difficile, noi ci dobbiamo salvare e ci arriveremo alla salvezza. E conoscendo Taccola è uno che non molla mai, quindi anche con non ha le squadre come gli altri, però lotterà fino alla fine. Ecco qui Giuseppe, le toscane sono un po' le squadre che hanno deluso, no? Perché sì. Il Prato abbiamo visto anche prima lo striscione dei tifosi che sono rimasti fuori, sì. Hanno detto non meritate il biglietto, no. E quindi vi guardiamo fuori senza pagare il biglietto, era rivolto chiaramente alla squadra, e anche Pistoiese. La stessa Pistoiese che sì è a quota 27, quindi in realtà è in zona playoff perché è a pari punti con chi è poi al quinto posto, che sono Carpi, Lentigione appunto e Pistoiese, era a quota favorita. 27, però forse ci si aspettava qualcosa in più. Assolutamente sì, hanno deluso in questa prima parte di campionato, erano due formazioni dove ci si aspettava sicuramente un campionato diverso fino a questo momento, un campionato di vertice, però dobbiamo anche dire che il Ravenna ha subito solamente 6 gol in 16 gare, cioè questo la dice lunga, ha distanziato tutte le concorrenti in fatto anche di reti subite, e io ho sempre detto che i campionati spesso e volentieri si vincono subendo poche reti. Ha perso una sola volta e ha subito solamente 6 reti in 16 giornate, quindi questa cosa deve fare riflettere molto. Poi ad esempio c'è anche il Lentigione dell'amico Sandro Cangini, che fa il direttore sportivo, certo, che è venuto anche ospite da noi. Lì, che è una società ambiziosa, perché il Lentigione insomma ha una diciamo dei mezzi anche economici abbastanza importanti, e direi che si può inserire anche per la lotta al vertice. Enea, la tua favorita in questo campionato? Tifo Romagna, e concordo con quello che diceva Alfonso, che il Ravenna in questo momento ha una marcia in più, e il fatto che abbia la miglior difesa lo dimostra.
e mi sento anche di dire che non tanto per demerito delle toscane, ma proprio per merito delle romagnole, che c'è questo campionato in questo momento, perché stanno facendo, insomma, io comunque un po' seguo e stanno facendo delle ottime partite. Poi il Forlì di Mauro è un'altra ottima squadra, quindi secondo me la lunga verrà fuori. Mi auguro, insomma, che alla fine sia una lotta a 3-4 squadre per le romagnole. Chiaramente anche in questo caso gennaio porterà rinforzi in Toscana, perché esatto, ci saranno squadre che hanno un potere di spesa diverso rispetto a noi in Romagna, però il Ravenna rimane dal mio punto di vista la favorita. Tra l'altro, insomma, un Forlì che ha dimostrato anche grande carattere in queste ultime giornate, perché insomma è stato capace di rimontare in più occasioni, quindi è importante, insomma, anche questa componente. Sì, conoscendo il mister è sicuramente una prerogativa delle sue squadre. Le sue squadre sono sempre state squadre che lottano su ogni pallone fino all'ultimo minuto, e riescono a ribaltare tante partite scomode, riescono a imporsi in campi difficili, e in casa crea un fortino di un certo livello che consolida una posizione di classifica interessante, e potrebbe essere, insomma, una piacevole sorpresa di Forlì. Ti aspettavi, Luca, avendo vista, diciamo, la passata stagione, una Victor così, diciamo, intraprendente anche nella categoria superiore? Perché chiaramente in eccellenza era partita, tra l'altro, fortissimo, sì, con esatto, una serie di vittorie quasi infinite, e quindi ha subito indirizzato il campionato. Però non era così scontato poi confermarsi una categoria sopra, è una categoria importante sopra come la Serie D. No, appunto, non è mai scontato, anche perché è un salto abbastanza importante, come ogni categoria è un salto importante. E però, conoscendo la maggior parte dei ragazzi e l'anima che ci mettono dentro il campo, il mister, so come lavora, quindi, cioè, sono molto contento per loro, e sicuramente faranno una seconda metà di campionato molto buona, e spero di vederli davanti, perché... Allora, due messaggi che ci aprono anche al girone F, che così ne parliamo rapidamente con Attilio. Attilio, lo United sta facendo un brutto campionato, Enzo. E poi c'è un altro? Peccato, lo United e Riccione sta perdendo colpi, non fa risultati, Maria. Insomma, due tifosi, Enzo e Maria, delusi da questo campionato, insomma, un po', se vogliamo, un po' troppo di alti e bassi, no? Perché... Sì, non calcoliamo che lo United e Riccione ha fatto 5 vittorie solo in campionato, 8 sconfitte e 3 pareggi. Quindi è un campionato molto molto difficile, però io dico sempre, una squadra che cambia troppo i giocatori e fatica a fare gruppo, adesso si è rinforzata molto anche al mercato di adesso, cambiando dei giocatori, cambiando i portieri, ha già cambiato 3 portieri durante il campionato. Ieri è stata una sconfitta, ha preso gol subito i primi minuti e poi non riesce più a rimontare. Forse anche qualche giocatore, secondo me, che gioca fuori ruolo, perché Ferraro non deve giocare dietro le punte. Ferraro lo conosciamo, deve avere spazio sulla fascia sinistra, andare dentro, ha fatto gol fino adesso gli ha cambiato ruolo il nuovo mister, però sarà molto difficile. Anche è stata una delle note invece positive di Ferraro, sì, perché ha fatto 7 gol, ha segnato, quindi, tanto, insomma. Adesso mercoledì, tra l'altro, non giocheranno in Via Arezzo, ma giocheranno a Cattolica, perché Via Arezzo ha messo molto male il campo, quindi avranno la partita. Qui c'è il Campobasso, che era partito male e adesso è in testa al campionato, la San Benedettese, che ieri ha pareggiato, è seconda in classifica, ma sarà un campionato molto molto difficile, ormai per le prime posizioni per l'United se lo deve scordare. Insomma, è anche se il campionato è ancora lungo, ma direi che quella di mercoledì è una partita importante perché ha 2 punti di vantaggio sull'Atletico Ascoli, praticamente, che affronterà il Riccione sul mercoledì, e lì bisogna fare il risultato a tutti i costi. Per il Riccione è una partita importantissima, altrimenti può essere risucchiato nella zona, nella zona play-out, per non correre rischi, chiaramente. Sì. Sì. Allora, un altro paio di messaggi. Grazie a tutti e auguri a tutti voi di Icaro. Da Pino da Parma. Ah, un abbraccio. No, ringraziamo a Pino, che ci ascolta sempre. Facciamo gli auguri anche a lui. Ma questo Cattolica può andare in eccellenza? Bonfantini numero 1, ti rivogliono a Cattolica. Okay. Chi? Gli ultra? Gli ultra, non lo so, i tifosi, non lo so. Comunque, può andare in eccellenza questo Cattolico? Io direi di sì. Io direi di sì, ha tutte le carte in regola. Adesso poi si è rinforzato e i campionati si vincono a primavera, ancora è lunga. Enea, può andare questo Cattolica? Secondo me sì.
Sì? Sì, sì, sì. Me l'hai detto, di fatto, me l'hai detto, tra le, me l'hai messo tra le prime tre. Tra le favorite, tra le prime tre. Molto bene, allora, siamo in dirittura d'arrivo, allora vado subito a ringraziare Alfonso Selleri, grazie Alfonso. Grazie a voi, buone feste, buon Natale a tutti. Grazie mille, grazie mille. Ricordiamo mercoledì 20 dicembre in casa con il Mezzolara, l'ultimo impegno prima, diciamo, della sosta, che non sarà lunghissima perché poi tornerete in campo presto, insomma il 7 di... Qualche giorno di vacanza e poi subito allenamento io. Già, grazie ancora e buon Natale anche a te ovviamente. Grazie ad Attilio Fabbri. Grazie, ricordiamo, faccio gli auguri a tutte le società, a tutti i dirigenti. Buon Natale, felice anno nuovo. Ricordo che noi verremo presenti il 7 gennaio alle ore 20:35, perché non gioca né terza né seconda. L'8 gennaio quindi. L'8 gennaio. Lunedì 8 gennaio. Sì, 7 giocano e l'8 saremo in campo, in studio. Per noi il campo è questo, quindi certo, è giusto, campo, ci sta. Studio, saremo nel nostro studio. Campo, che è lo studio. Grazie a Tilo anche per aver ricordato questa cosa, auguri. Dalle 20:35 ovviamente, grazie a Luca Tiraferri. Grazie mille, buone feste a tutti. Che esame hai domani? Quando è che ce l'hai? Ce l'ho giovedì 21, di giovedì. Economia. Economia, in bocca al lupo, allora, anche per l'esame, insomma. Grazie Ene Righetti. Grazie a voi e buone feste a tutti. Grazie, grazie al nostro Giuseppe Del Bianco. Grazie e buone feste a tutti quanti i telespettatori. Allora, restate con noi perché abbiamo una terza parte, come al solito, dedicata al Rimini. Purtroppo prima o poi doveva capitare. Cioè, ne metti 12 di fila e poi, insomma, ci si ferma anche in queste serie positive. Sarebbe bello andare avanti, ma è così è stato per il Rimini, che ha perso a Chiaveri sul campo della Virtus. Posso dire una cosa io su Rimini? Come si fa anche la Lega stessa? Il Rimini ha giocato mercoledì in Coppa, tempi supplementari, rigori sotto la pioggia, e il sabato subito la partita. La Lega anche non poteva farle giocare un giorno di riposo in più. È vero, annulliamo la partita e rigiochiamola. Facciamo una petizione. Sarebbe alla da fare così, ma non si può. Non è giusto, non è giusto, la vogliamo rigiocare. No, a parte non si può, purtroppo. Ripartiremo da lì, restate con noi.